Buonasera cari amici, questa sera spero che non rimbombi troppo qua la voce perché sono in un posto che non mi consono, cioè non sono a casa mia, non sono nella mia regione e sono purtroppo in un ospedale, alcuni di voi lo sanno, perché sto assistendo mia madre, quindi sto parlando da qui, un ospedale della Calabria tra l'altro, e come sempre tratterò un argomento in tema. Questa sera il tema sarà l'eutanasia, ma nella verità, perché il tema principale dovrebbe essere la verità. Per prima cosa, come sempre, vi saluto tutti con il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Vi chiedo anche di attivare le notifiche, di condividere, di invitare i vostri amici e di mettere un like se volete. Io intanto condivido così anch'io raggiungo quanti più amici posso e quanti più amici riesco, in maniera, soprattutto perché l'argomento è importante, in modo tale che veramente tante persone possano ascoltare, tante persone possono seguirci. Tra l'altro avremo un ospite d'eccezione, come sempre, tra l'altro, grazie a Dio ho sempre ospiti d'eccezione, ma questa sera è un'eccezione particolare perché è un amico che è guarito a Medjugorje. Paolo Brosio ne ha parlato addirittura nel suo libro, appunto si chiama Bruno, questo caro amico, e quindi sentiremo proprio la sua viva, la sua vera testimonianza e capiremo comunque quanto in fondo è sempre è Dio che decide quando donare e quando togliere la vita. E quindi finché c'è vita c'è speranza e quindi nessuno ha il diritto o il potere di decidere per la vita di alcuno. Nemmeno noi possiamo decidere se vivere o morire, perché come vi spiegherò a breve, la vita è un dono che va accettato, è un dono che va apprezzato. Allora parto con il primo argomento, vi come verità, perché comunque sono all'interno del palinsesto del popolo della famiglia e questa sera l'argomento ha come titolo proprio vi come verità. Faccio solo un'ultima condivisione, scusatemi, giusto perché così almeno riesco a veramente a raggiungere tutti gli amici che vogliono seguirci e poi inizio con la lettura di questo argomento, però non ho la linea, quindi leggo. Allora, vi come verità. La verità vi farà liberi. Oltre ai principi che possiedono alla costruzione di una società degna dell'uomo, dignità umana, bene comune, solidarietà, sussidiarietà, la dottrina sociale della Chiesa indica anche dei valori fondamentali, i principali dei quali sono carità, giustizia, libertà e verità. La carità è il più importante di tutti e dà senso agli altri tre. Rispettare questi valori conduce alla propria perfezione e a una convivenza sociale più umana. Questo dal compendio sempre sociale della dottrina della Chiesa Cattolica. La verità è la corrispondenza tra l'intelligenza e la realtà e quindi questa sera è con intelligenza, valutando la realtà, che valuteremo appunto questo ambito nuovo, no? Che la società ci mette sotto gli occhi, che è quello di voler introdurre l'eutanasia. Ecco, noi nella verità e nella realtà analizzeremo questo argomento. In altre parole, chiamare le cose per nome, infatti, eutanasia uguale omicidio. Gli uomini sono tenuti a cercare di continuo la verità, a rispettarla e a testimoniarla responsabilmente nell'informazione, nell'economia, nella politica e nei rapporti sociali. Tanto più le persone, i gruppi si sforzano di risolvere i problemi sociali secondo verità, tanto più si avvicinano alla buona società, sempre tutto dal compendio sociale della dottrina cattolica. Per questo è importante in famiglia educare i figli alla verità. La verità, assieme alla carità e alla giustizia, dirige la libertà e le permette di essere responsabile e non arbitraria. Ecco, tutto questo io voglio contestualizzarlo proprio su un tema che mai come oggi nel senso in questo momento, perché da vicino sto vivendo questa realtà, la realtà della sofferenza e quindi la realtà della sofferenza associata all'eutanasia, perché troppo spesso ultimamente si vuole fuggire questo passaggio naturale, come
concludendo in maniera arbitraria e prima del tempo la propria vita, utilizzando questo strumento che questa società vorrebbe dare nelle mani di ognuno di noi. Ecco. Quindi questa sera, nella verità, voglio parlarvi di eutanasia. E anche perché voglio fare questo? Perché dicono che bisogna trovarsi nelle condizioni per poter poi capire veramente fino in fondo qual è il problema vero e come va affrontato questo problema vero. Ecco, adesso io, senza cercarlo, mi trovo in questa situazione, mi trovo in questa condizione, sono a fianco a mia madre che sta veramente soffrendo molto, è veramente in un momento molto particolare della sua vita, ecco. E a maggior ragione e sempre di più rimango determinata nel pensare che l'eutanasia assolutamente non va mai proposta e non va mai procurata per nessun motivo e in nessuna situazione. Andiamo avanti. Vorrei con voi analizzare prima di tutto come sono nati gli ospedali, perché per parlare di eutanasia e per parlare di ospedali dobbiamo capire come si arriva alla sanità, questa sanità che vorrebbe oggi proporre, invece che la guarigione, invece che la cura, vorrebbe proporre appunto questa morte prima del tempo. Allora, come nacquero gli ospedali? Aspettate che devo fare solo l'ultima condivisione che, insomma, ok, ci sono. Ok. Allora, gli ospedali, come sempre, sono nati grazie al cristianesimo, sono nati in un'Europa cristiana e sono nati grazie a uomini e donne di buona volontà che invece di fuggire da un momento di grave virulenza, di malattie virulente, ecco, si avvicinavano a queste persone condannate a morte e curavano proprio queste ferite infette e donavano loro sollievo. Ecco, quindi capiamo come comunque la cristianità, questa cristianità che adesso vogliono debellare, vogliono islamizzarci, questo Cristo che vogliono togliere da questa Europa, ecco, come in realtà questa cristianità ha portato solo benessere, solo crescita, solo aiuto e sostegno. Quindi gli ospedali nacquero dalla Chiesa per opera dei cristiani, laici religiosi, che proprio seguendo gli insegnamenti di Gesù, quando lui dice andate ed annunziate il regno di Dio e guarite gli infermi, questo lo troviamo in Luca 9:2, e anche seguendo il suo insegnamento evangelico, quando dice amerai il prossimo tuo come te stesso, ecco, nel prossimo sofferente dobbiamo vedere e dare quell'aiuto che vorremmo ricevere e accogliere, ecco. Non dobbiamo lavarci nelle mani come ha fatto Ponzio Pilato, ecco, dobbiamo empaticamente fare nostra quella sofferenza e dare a quel malato quell'assistenza che noi desidereremmo non solo per noi stessi, ma proprio anche per i nostri cari, e non vedere nel nostro caro sofferente una pietra d'inciampo, un ostacolo, un peso, ecco, vedere proprio un momento di santità, perché in quel momento proprio ultimo di fine vita c'è veramente racchiuso, è racchiusa proprio l'intera esistenza della persona, di chi è malato ma anche di chi assiste. Il cristiano, dicevamo proprio nel periodo medievale, i momenti in cui le famiglie pagane, come oggi d'altronde, le famiglie pagane propongono l'eutanasia, ecco, in quel periodo, mentre le famiglie pagane si disgregavano per scappare dalle pestilenze, ecco, queste persone cristiane che volevano seguire gli insegnamenti di Cristo si avvicinavano a queste persone infette per curarle. Così sono nati gli ospedali. E oggi noi siamo tutti abituati agli ospedali, anzi prima eravamo abituati anzi anche a degli ospedali che funzionavano, purtroppo ci stiamo anche adeguando ad una nuova realtà di ospedali che non funzionano, purtroppo, però siamo abituati ad avere in tutte le realtà gli ospedali, non è scontato averli, ecco, riteniamoci fortunati ad avere queste realtà e tuteliamole. Purtroppo in Italia abbiamo vari esempi di ospedalità, pur essendo la stessa nazione, ecco, questo è il controsenso della nostra politica che non segue la nazione guardando l'uomo, perché fa di questa nazione usi e consumi diversi anche all'interno della sanità. Possiamo vedere ad esempio in Lombardia una sanità efficientissima,
in Piemonte anche una sanità efficiente come anche in Toscana, nel resto d'Italia che Dio ci aiuti, perché veramente spesso si capita in situazioni di mala sanità. Questo non purtroppo spesso dovuto agli operatori, ma dovuto principalmente alla gestione. Ma voglio poi proseguire dopo sull'esperienza che sto facendo qui in Calabria di una sanità che è in un contesto di un Dio ci aiuti, ma è una perla particolare di cui vi vorrò parlare dopo. Ma ora voglio parlarvi di eutanasia. Che cos'è l'eutanasia? Proprio etimologicamente parlando, eutanasia significa dolce morte, morte senza sofferenza. Però purtroppo oggi gli interventi della medicina proprio per procurare la morte per pietà dobbiamo riconoscere che sono stati introdotti per eliminare la sofferenza, ma allo stesso tempo sono stati introdotti da quella minoranza politica dei radicali che appunto in quella loro minoranza hanno cambiato proprio il volto della nostra Italia introducendo tutto ciò che di peggio c'è. Divorzio, aborto, ora eutanasia, vediamo come Cappato sta portando all'estero, in Svizzera, varie persone che invece di essere sostentate magari con cure palliative o cure che vadano a diminuire con la terapia del dolore, ecco, o anche supporti psicologici, vediamo come radicali sono veramente i fautori con una minoranza di questo cambiamento radicale italiano. Allora noi che siamo del popolo della famiglia, che siamo comunque in questo momento una minoranza, vogliamo con valori e quindi con aspetti valoriali intesi alla difesa della vita, in questo contesto che parlo di eutanasia, quindi di tutela, di non procurare la morte e di difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale, ecco, ho voluto far notare come una minoranza, come radicale, ha cambiato la mentalità italiana e come noi del popolo della famiglia vogliamo ricambiare questa mentalità e portare l'uomo al centro, l'uomo rendendo adesso la dignità proprio umana che ha il diritto di avere. Ma che cosa dice il Comitato Nazionale per la Bioetica? Proprio il 14 luglio del 1995 come definisce l'eutanasia? La definisce come uccisione diretta e volontaria di un paziente terminale in condizione di grave sofferenza e su sua richiesta. Ecco, questa è proprio la definizione data dal Comitato Nazionale per la Bioetica. Ma secondo il catechismo della Chiesa Cattolica, proprio io che parlo all'interno del popolo della famiglia, in questo spazio dedicato proprio alla luce della gospa, quindi io desidero proprio contestualizzare le realtà concrete umane con uno sguardo rivolto al cielo, come Maria ci insegna, ecco. Allora guardiamo che cosa ci dice il catechismo della Chiesa Cattolica. Nel punto 2277 l'eutanasia viene definita moralmente inaccettabile. Quindi qualsiasi uomo o donna che mette al centro Dio, qualsiasi uomo o donna che guarda, vive sì su questa terra, ma guardando il cielo, ecco, ha già la risposta di un chiaro no nell'utilizzo di questa nuova pratica. Diverso però è l'accanimento terapeutico, non dobbiamo confondere l'eutanasia con l'accanimento terapeutico, perché l'accanimento terapeutico in realtà attraverso l'accanimento terapeutico non si procura la morte, ma si accetta di non poterla impedire, ecco. Quindi l'accanimento terapeutico è lecito, nel senso non si commette nessuna azione, non si procura nessun farmaco e non si attua nessun meccanismo che vada a ledere la vita di una persona, ma semplicemente non ci si accanisce in una volontà e in una cura superiore a quello che l'organismo stesso sarebbe in grado di produrre, come ad esempio faccio un esempio concreto, respirazione artificiale piuttosto quant'altro, quello è lecito. L'accanimento terapeutico si può anche non accettare, rifiutare. E non dobbiamo ancora confondere l'eutanasia con il suicidio assistito, quello che ultimamente siamo un po' abituati a sentire, a vedere, quelle persone che si fanno accompagnare in Svizzera e che pagano, perché il motivo per cui questi uomini buoni accolgono queste persone purtroppo sofferenti per togliere la loro sofferenza per motivi economici, ecco, abbiamo un chiaro esempio, un ricordo proprio da poco tempo, ad esempio DJ Fabo, ecco.
il suicidio assistito e la, si, la, lo ritroviamo nella volontà di una persona che in piena lucidità mentale e non nemmeno necessariamente in stato terminale di malattia, anche solo per un disagio psicologico, queste persone possono richiedere di porre fino alla, fine alla propria vita e in queste nazioni dove è ammesso, quindi Italia no, possono ricevere il farmaco che poi di loro iniziativa, di loro spontanea volontà introducono nel loro organismo, ecco, procurandosi la morte, quindi quello è il suicidio assistito. Non confondiamo quindi queste tre cose, eutanasia da suicidio assistito, da accanimento terapeutico. Allo stesso tempo però dobbiamo ricordare i medici fino a poco tempo fa con il giuramento di Ippocrate che facevano a fine laurea, a inizio del loro, come dire, compito proprio di aiuto a guarire e a curare, ecco, fino a poco tempo fa come i medici facevano il giuramento di Ippocrate che è nato nel IV secolo, quindi dal IV secolo fino a una decina di anni fa ogni medico era tenuto a non somministrare ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerire un tale consiglio. Similmente a nessuna donna doveva essere proposto o procurare una medicina abortiva. Ecco, vediamo cari amici come anche nella sanità questa mentalità è cambiata. Noi abbiamo avuto dall'antichità questo giuramento che ogni medico faceva in scienza e coscienza, ecco, ora questo giuramento è stato tolto e non solo, nella mentalità anche medica viene accettata e contemplata l'eutanasia piuttosto che il suicidio assistito. E cosa sta avvenendo nella nostra Italia? È già decenni che se ne parla di questo aspetto di finto buonismo per togliere la sofferenza alle persone e purtroppo proprio quest'anno, il 20 aprile del 2017, la Camera ha approvato la proposta di legge numero 1142 sul biotestamento, che ora comunque aspetta l'approvazione al Senato. Che cosa, di che cosa parla questa legge già approvata alla Camera e in attesa di essere confermata in Senato? Si suddivide su due aspetti fondamentali. Quindi la decisione sui trattamenti sanitari, che praticamente, scusate, il consenso informato, che altro non è che la decisione sui trattamenti sanitari che il paziente stesso decide di procurarsi, di accettare, insomma, e le DAT, che altro non sono che le disposizioni anticipate di trattamento, dove addirittura il paziente definisce se in caso di malattia grave piuttosto che di coma vegetativo o quant'altro, definisce se accettare o meno l'idratazione o la nutrizione Abbiamo pochi anni fa, abbiamo il caso drammatico di Loana Englaro, che suo padre ha definito che sua figlia aveva detto, bisogna vedere se era vero, che non avrebbe voluto vivere in una vita che non fosse dignitosa, ecco, lei ha dovuto subire la morte per non nutrizione e disidratazione. E Luana Englaro ha dato chiari segnali di aver compreso quello che le stava accadendo e ha dato chiari segnali di volersi ribellare a questo destino a cui purtroppo è stata condotta. Ma facciamoci una domanda, cari amici: esiste il diritto di morire? Secondo San Giovanni Paolo II, nell'Evangelium Vitae, praticamente a favore dell'eutanasia oggi gioca una mentalità utilitaristica ed edonista. E questo fa sì che si giustifichi sia l'eutanasia che il suicidio assistito. Perché le persone reclamano attraverso questo egoismo il diritto di vivere così come il diritto di morire. Ma in realtà il diritto di morire non esiste. Perché non esiste? Perché i diritti si hanno solo su dei beni che si posseggono. Quindi la morte va da sé che non è un bene.
Anzi, è il contrario di un bene, è proprio un male. E nessuno può reclamare un male. Vi faccio un esempio. Nessuno può reclamare il diritto ad avere un cancro, esattamente come nessuno può reclamare il diritto appunto alla morte. E oltretutto, per godere di un diritto bisogna possedere quel bene. Ed è ineluttabile effettivamente che la morte noi non possiamo possederla, anzi la morte è la privazione di ogni bene e la morte è proprio il contrario del possedere, perché nessuno può possedere la morte, tant'è che sarà la morte ad impadronirsi della persona e quindi sarà la morte a possedere la persona stessa. Quindi non ha proprio senso di parlare di diritto a morire. Oltretutto dobbiamo anche guardare le conseguenze in merito a questo argomento, perché visto che la vita è umana, appartiene a Dio, questa stessa deve essere considerata sacra e inviolabile. Perché deve essere considerata sacra e inviolabile? Perché nel momento stesso in cui la vita viene violata, andiamo incontro proprio a una mentalità utilitaristica proprio della vita stessa e si finisce tragicamente nelle mani del più forte. È vero che oggi viene proposta l'eutanasia per le persone comunque che non sopportano quel dolore o quella situazione, ed è anche vero che sembra che questa decisione è principalmente data in mano al soggetto. Però se si entra in questa mentalità, va da sé che, andando poi nelle mani del più forte, e lo capiremo dopo come, questo tipo di morte può essere inflitta a tutti coloro che vengono considerati un peso dalla società. Ora, cari amici, in una società in cui viene distrutta la famiglia, quindi quel luogo sacro, quel luogo inviolabile, dove comunque ci si supporta per amore e con amore, nel momento in cui la famiglia viene distrutta, quindi lo Stato sostituisce la famiglia, cosa pensate? Che lo Stato, nel momento in cui un soggetto diventa un peso, anche solo un peso economico, oppure un soggetto al quale non ci si può dare quella parte economica, vi faccio un esempio proprio papele, fra poco lo Stato non avrà i soldi per darci le pensioni, corriamo il rischio tutti quanti di ricevere l'eutanasia mese stesso in cui andiamo in pensione, perché se lo Stato non potrà mantenere persone che considera produttive, ecco, rischiamo tutti da questo Stato che non ama il popolo, ma che guarda il popolo come un soggetto fino a se stesso da utilizzare. Ecco, è molto pericolosa questa fronda in cui andiamo a metterci da soli in questo contesto. E il colmo proprio del libero arbitrio e della gravità di questa situazione l'abbiamo visto con il piccolo Charlie Gard, perché nel momento in cui dei medici e dei giudici hanno il potere di decidere sulla vita altrui, anche calpestando lo strazio umano di due genitori che con tutte le loro forze volevano comunque accudire, quindi quella famiglia che voleva accudire quel bambino che per loro non era un peso perché lo amavano, ma per lo Stato era un peso, perché comunque con la morte di Charlie Gard, ricordiamo cari amici, si è aperto un precedente e si è comunque ulteriormente introdotta una mentalità, ecco, che nel momento in cui la vita del più debole viene messa nelle mani del più forte, questo più forte sicuramente non farà un ragionamento di amore, se non mette al centro Dio, ecco, ma farà un ragionamento di utilizzo, utilità o meno della persona. Ma ricordiamo anche che cosa ha detto il Cardinal Bagnasco, ha detto appunto: l'eutanasia è una sconfitta grave e dolorosa per tutta la società. E allo stesso tempo voglio proprio leggervi, e ve la leggo, una poesia di John Donne importantissima, dove dice: ciascuno di noi è parte dell'umanità, quindi quando muore qualcuno non chiedere per chi suona la campana, essa suona per te. Se un altro muore, chiunque egli sia, anche tu partecipi alla sua morte, ne sei ferito e diminuito, perché siamo tutti parte della stessa umanità. Dunque, se la campana suona morte, non chiedere per chi suona, sei tu che muori, perché muori con lui.
Quindi, cari amici, concludendo questo momento di analisi per quello che è il discorso dell'eutanasia, la vita è il dono più grande che Dio ci può dare e noi abbiamo il dovere di tutelarla dal concepimento fino alla morte naturale. E dobbiamo considerare l'eutanasia un omicidio. Iniziamo a chiamare le cose con le parole che ne disegnano veramente la verità. Ecco, questa sera devo parlare di verità. Parliamo nella verità di che cos'è l'eutanasia. L'eutanasia è omicidio. E questo omicidio altro non è che la conseguenza della ribellione a Dio. Nel momento in cui Caino ha alzato la mano contro Abele, suo fratello, ecco, da lì è iniziata questa proprio... questa radice di ribellione a Dio e questa radice di morte che l'umanità si sta portando fino a oggi. Quindi veramente con forza dobbiamo dire che Caino non alzi le mani su Abele. Ma torniamo a mia madre che è ricoverata qua in un piccolo paese della Calabria, quindi io sono scesa da Torino in Calabria, questo paese si chiama Soveria Mannelli, questo piccolo ospedale. Prima voglio raccontarvi di che cos'è questo ospedale e poi voglio raccontarvi l'esperienza che io sto facendo veramente a fianco a mia madre, che posso assicurarvi sta veramente soffrendo molto. Allora, l'ospedale di Soveria, e questa è la gravità della sanità italiana, che non viene aiutata e non viene supportata, viene aiutata l'eutanasia, ma non vengono dati fondi alle regioni, i nostri politici non aiutano e non sostengono gli ospedali per crescere, no, loro fanno tagli, fanno calcoli, conto capitale viene diminuito ogni anno, questi poveri sanitari, medici, infermieri devono veramente arrabattarsi con il nulla per poter sostenere queste vite. E io qua a Soveria lo sto sperimentando veramente con del personale qualificato, con del personale che si sta impegnando in tutto e per tutto ad aiutare con quelle poche carenze di materiale che ha a disposizione, perché vi voglio spiegare che cos'è l'ospedale di Soveria Mannelli in Calabria e che cos'è invece, che cosa farà il popolo della famiglia. Non porterà avanti discorsi di eutanasia, ma porterà avanti di supportare gli ospedali, supportare le famiglie che guardano gli ammalati, supportare anche la terapia del dolore, perché un paziente terminale che sta soffrendo, è ovvio che se quella sofferenza non viene supportata da una terapia del dolore, che la nostra scienza, come mai oggi, nei secoli passati, dove mai è stata fatta l'eutanasia, come mai oggi si è in grado di controllare il dolore? Ecco, perché introdurre oggi, con una scienza, una medicina così avanzata, perché introdurre la mentalità dell'eutanasia e non introdurre invece il supporto economico per poter aiutare i pazienti ad affrontare il dolore con dignità, con sostegno, con vicinanza dei familiari? Perché non dare un aiuto economico ai familiari che magari non possono lasciare il lavoro per stare a capezzare dei loro parenti e dargli quell'amore infinito e quell'assistenza infinita con quelle cure che tolgono quella sofferenza? Perché limitare tutto in una semplice puntura da 13 euro e annullare così dignità e umanità? Perché fare questo? E allora torniamo a Soveria Mannelli. Questo era un ospedale che ha proprio passato degli anni di gloria, degli anni veramente dove era un grande ospedale, in una grande zona oltretutto. Hanno diminuito l'efficienza e l'efficacia di un ospedale che sempre ha funzionato benissimo, soltanto per meschini calcoli politici di mala sanità, più che mala sanità, di mala gestione, perché volutamente hanno ridotto in un territorio vastissimo, dove queste persone veramente devono fare chilometri e chilometri per andare in una struttura mediamente accogliente da un punto di vista sanitario. Ecco, nei tempi d'oro, e questo fino a poco tempo fa, l'ospedale di Soveria Mannelli era dotato di 3 reparti chirurgici, cioè erano ortopedia, ginecologia e chirurgia. Avevano 120 posti letto. Addirittura arrivavano da fuori regione in questo ospedale, che era veramente uno dei fiori all'occhiello della Calabria. Ma quando mai in certe regioni, purtroppo, un qualcosa che funziona viene supportato e gestito? No. Allora, oltretutto era uno dei pochi ospedali che aveva sempre un saldo inattivo, oltre a un ottimo lavoro e un'ottima collaborazione tra medici e realtà locale e territoriale.
Dal 2007 purtroppo questo ospedale, io ricordo perché tanti anni che vengo anche qua in vacanza, ha subito un declino sempre più crescente. Da appunto 3 chirurgie, un ospedale funzionante, fiore all'occhiello della Calabria, ora, oggi ci troviamo proprio perché sia per i tagli costanti, sia per il commissionamento nel nome della riconversione, del contenimento della spesa, hanno segnato la fine inesorabile di questa realtà. E oggi ci ritroviamo con un unico reparto di medicina, purtroppo nemmeno troppo attrezzato per situazioni gravi, e mia madre si trova in questo contesto, e ha alcuni settori diagnostici, qualche servizio ambulatoriale, un day surgery e un pronto soccorso. Ecco, mia madre in un pronto soccorso ora si trova in quest'unica unità di medicina con del personale splendido che la sta umanamente supportando nel migliore dei modi, ma comunque con una carenza oggettiva della possibilità di indagine e di poter fare qualcosa di più. Questo perché? Perché in Italia si è tutti concentrati, grazie ai radicali, grazie ai 5 Stelle, grazie al PD e grazie a tutta questa politica marcia, si è concentrati a praticare l'eutanasia sulle persone piuttosto che supportare queste realtà territoriali senza pensare di aiutare i cittadini. No, perché oggi siamo anche concentrati, piuttosto che aiutare gli italiani, aiutare gli immigrati. E perché vi dico questo? Io non sono razzista e non sono contro gli immigrati, ma se viviamo in Italia e abbiamo cittadini italiani, dobbiamo garantire, politicamente parlando, agli italiani la stessa tutela che viene garantita agli stranieri. Ecco, purtroppo noi siamo stranieri in casa nostra. E perché vi dico questo? Perché per la mala gestione e i tagli sconsiderati che sono stati fatti nella sanità, e anche grazie a questa nuova frangia di interventi rivolti agli immigrati, grazie anche agli sprechi, gli sprechi dovuti ai gay pride, a trasformare la famiglia in famiglie, tutte queste cose che a noi italiani non ce ne frega niente, perché a noi italiani interessa il lavoro, a noi interessa avere un caro in un ospedale, garantirgli l'assistenza medica e scientifica necessaria e in grado in questo momento storico di poterne usufruire. Invece no, siamo qua a parlare solo di gay, siamo qua a parlare solo di musulmani, siamo qui a parlare solo di eutanasia, di aborto, di divorzio, di famiglie, di stupidate, dico io. Allora, grazie a questa mala gestione, grazie a questa mala sanità, perché parlo di mala sanità? Perché noi italiani, e io che ho anche purtroppo una figlia diabetica, mi sono sentita dire dal mio medico di base, questa volta a Torino invece, che non poteva far prescrivere degli esami a mia figlia da me, madre contribuente, perché lui aveva superato il tetto massimo delle prestazioni che poteva dare quel mese. Oh, guarda caso, invece gli immigrati diamo tutto. Ma io non voglio essere razzista dicendo questo, ma voglio essere giusta. Io da cittadina italiana esigo che la nostra politica si attenta anche e soprattutto a noi italiani, perché no? Madre Teresa di Calcutta ci ha ben insegnato che prima di guardare fuori di casa nostra, dobbiamo guardare dentro casa nostra, perché se non facciamo il bene alla nostra famiglia, tutto il bene che facciamo fuori altro non è che una fuga mentale. Ma andiamo avanti, e poi voglio fare la telefonata al caro amico Bruno per parlare della sua guarigione. Perché parlo di mala sanità? Perché agli immigrati, con l'assistenza che facciamo agli immigrati, siamo di un fuori economico di 5 miliardi di euro, sì, scusate. Perché questo? Perché il gettito IRPEF pagato dagli immigrati non copre le spese, e quindi noi diamo un'assistenza gratuita a delle persone che sono nuove per il nostro territorio e facciamo pagare fior di quattrini a quegli italiani che già pagano e contribuiscono con le tasse a pagare quello che dovrebbero poi avere di diritto, e poi trovarsi magari, come è capitato a me per mia figlia, a non poter usufruire di una prestazione medica. Bellissimo, siamo veramente governati bene. Oltretutto
ci hanno anche detto la bella favoletta che gli immigrati servono per poi garantirci le pensioni a noi italiani un futuro. Ma ci vogliono proprio prendere in giro, cari amici, perché praticamente gli immigrati finora sono per noi un costo e quindi finora hanno versato 11 miliardi di contributi, ma ne costano solo loro 16 miliardi e 600, quindi non saranno loro a salvare le nostre pensioni, semmai magari le nostre pensioni ce le faranno andare in fumo come tutto il resto d'altronde. E tutto questo per cosa? Per una mala politica che non tutela e non garantisce, almeno per equità di trattamento, i cittadini italiani che poi alla fine sono oltretutto i contribuenti di tutto questo, non solo per mantenere in piedi la sanità, la scuola, quella scuola dove ci stanno introducendo l'ideologia di genere, e come sempre Torino è capostipite di tutto questo, grazie ai pentastellati, perché sapete, cari amici, che qua in Calabria ho scoperto una cosa, qua in Calabria vedono il Movimento 5 Stelle come il cambiamento, ma certo poverini, io li capisco, stufi di questa politica marcia che abbiamo avuto finora, certo che hanno visto con il baffa dei 5 Stelle il cambiamento, purtroppo poverini, loro non lo sanno che cosa sono i 5 Stelle, io che abito a Torino lo so bene, i 5 Stelle sono molto concentrati solo su Gay Pride e, tornando alla scuola che vi stavo dicendo prima, grazie ai 5 Stelle nel Piemonte sono riusciti ad entrare con gli attivisti dei Gay Pride, dell'Arcigay, nelle nostre scuole di ogni ordine e grado ad insegnare ai nostri figli quanto è bello essere omofili. Ecco, noi ci troviamo in un'Italia che con una mala politica sta distruggendo ogni settore e ogni ambito, per cui noi stiamo pagando le tasse, quindi stanno distruggendo la sanità, stanno distruggendo la scuola, non stanno creando posti di lavoro per i nostri figli e stanno affossando la possibilità per noi adulti di avere una pensione, quella pensione che a oggi sta aiutando noi genitori di oggi a sopravvivere, perché con gli stipendi da fame o con i posti di lavoro che si stanno perdendo, tante famiglie stanno sopravvivendo grazie alle pensioni degli adulti e degli anziani che abbiamo oggi, quegli anziani che ora sono in un letto di ospedale, che non vengono magari curati non per incapacità professionale degli infermieri, ma per carenza oggettiva di materiale e di sostegno e sostentamento. Ora, in questa diretta in cui io vi voglio parlare di eutanasia, di quanto l'eutanasia ce la vogliono prospettare come qualcosa di buono, di bello, perché poverino soffre tanto e se soffre curiamolo con la terapia del dolore. La vera verità è che la politica, che lo Stato ha un interesse economico a sopprimere queste vite che considera inutile. Meno male che c'è Dio, perché Dio ci ha pensato e ci ama sempre e ancora di più quando siamo nella sofferenza, perché quando siamo nella sofferenza, cari amici, anche noi capiamo di più la verità e l'importanza della vita. A me ha sempre colpito la testimonianza di Umberto Bossi, sì, Umberto Bossi, Lega Nord, quando lui ha detto che quando stava bene lui avrebbe desiderato, nel caso che poi avesse avuto una patologia che gli avrebbe reso la vita non più degna di essere vissuta, ecco, lui aveva deciso che era meglio morire. Ecco, lui poi ha dichiarato, quando ha avuto un ictus, quindi è stato tra la vita e la morte, e la moglie ha in tutte le maniere cercato di salvarlo, cosa che poi è avvenuta, ecco, lui poi ha dichiarato che sarebbe stato un grave errore se lo avessero soppresso. Questo per dire cosa? Non si può parlare di eutanasia quando si sta bene, non si può decidere a priori quando si sta bene come si vuole morire, perché nel momento in cui si soffre, cari amici, avvengono all'interno nostro, della nostra anima, della nostra mente, del nostro percepire la vita, del nostro attaccamento alla vita, del nostro dialogo con Dio, di quel Dio che si fa ancora più presente nel momento della nostra sofferenza. Ecco, a priori non possiamo decidere come morire, ma a priori possiamo decidere che la vita è bella, la vita è degna di essere vissuta, anche se politici, anche se
anche se persone che non hanno empatia, persone che non hanno fatto un certo cammino, ci vogliono dire che è meglio morire. Ecco, non credetegli, perché sono tutte persone bugiarde. E proprio in virtù di questo, allora, cari amici, io voglio farvi ascoltare adesso la testimonianza del caro, carissimo amico Bruno Marcello, perché lui è guarito a Medjugorje, aveva un cancro, era destinato a morire, aveva un cancro molto avanzato, e invece a Medjugorje, e Paolo Brose ne ha parlato proprio di questo caso, in un attimo è stato guarito dalla Madonna. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che la vita non la decidiamo noi, la vita è nelle mani di Dio, la vita è un dono, di quel dono noi dobbiamo avere rispetto, anche perché di quel dono poi dovremo rendere conto a Dio, o ci crediamo o non ci crediamo, noi ci troveremo al cospetto con Dio, quindi dobbiamo veramente avere quell'attenzione, perché poi se facciamo le scelte sbagliate ne pagheremo anche le conseguenze. E allora cosa dire, amici? Sentiamo dalla testimonianza di Bruno Marcello, destinato a morire, e con la mentalità odierna magari sarebbe stato anche potuto essere spinto ad accorciare i tempi della sofferenza. Ecco, no, lui invece ha avuto fede, è andato a Medjugorje e lì è guarito. Allora vogliamo ascoltare Bruno Marcello che ci fa la sua testimonianza. Aspettate solo un attimo che sto chiamando. Ecco qua, sentiamo Bruno Marcello. Pronto? Ciao carissimo. Ciao Angela, ciao, buonasera a tutti, mi senti bene? Io ti sento bene, se qualcuno mi scrive sotto, se voi da lì sentite bene, così siamo sicuri che nessuna parola di Bruno Marcello va persa. Io vi ringrazio se mi fate un riscontro scritto. Tu intanto parla pure, caro, raccontaci la tua esperienza prima di quando stavi male e poi di quel dono immenso che Maria ti ha fatto a Medjugorje guarendoti. Sì, mi hanno detto che si sente benissimo, grazie Angela Spingola, grazie. Vai pure Bruno. Va bene, allora intanto grazie, volevo dirti che condivido completamente il tuo discorso che hai fatto sull'eutanasia e tutte le analisi che hai fatto riguardo anche agli altri argomenti. E come dici tu, 8 anni fa, proprio adesso, a dicembre di quest'anno, sono 8 anni, io ero in una condizione che diciamo avrei potuto considerare una cosa del genere, perché veramente era arrivato a un punto di sofferenza enorme con questo cancro che per 6 mesi diciamo mi ha devastato. Sono entrato e uscito dall'ospedale a cominciare dal giugno del 2009 e invece poi le cose sono andate diversamente perché qualcuno da lassù ha voluto così. Però comincio dall'inizio e ti racconto diciamo in breve le parti salienti di questa storia che ancora oggi e di più oggi incredibile, perché ripeto sono passati 8 anni e io non ho mai più preso una aspirina da allora per curare questo tumore. E succede che nel 2009 a giugno io mi accorgo di una sera tornando da una partita di calcio di avere dei dolori che al basso ventre che diciamo non sapevo cosa si trattasse. Quindi dopo aver visto alcuni dottori praticamente scopro con un'ecografia fatta in uno studio in un paese da un dottore vicino a me di avere una grossa cista nel basso ventre, di avere un corpo estraneo che i dottori poi mi hanno confessato successivamente non hanno mai trovato a nessuno in quella zona dell'organismo, dello stomaco. Quindi io praticamente all'inizio di luglio mi trovo in ospedale a Genova, al San Martino di Genova, per cercare di capire cosa sta succedendo. E vengo operato una prima volta al basso ventre appunto e mi viene solitata una cista, quella che loro ritenevano fosse una cista di 12 cm di diametro. Abbiamo anche le foto, io quando vado in giro per l'Italia porto anche la documentazione e i referti, perché la gente veramente diciamo fa fatica a credere a quello che racconto, ma è la verità. Tu all'epoca, scusa, quanti anni avevi Bruno? All'epoca quando hai scoperto di essere malato? Avevo 45, quasi 46, io ho compiuto gli anni sabato,
quest'anno fa di 54 e ne avevo 45, ne avevo compiuti 46 a novembre e francamente c'è stato un momento che non credevo di arrivarci, poi va bene, le cose sono cambiate. Quindi sono 8 anni appunto che proprio in questi fra un mese esatto, oggi ne abbiamo 8, fra un mese a dicembre, quella sera, quella notte, sulla collina a Medjugorje è successo quello che è successo. Quindi scusa Bruno, per te era la prima volta che andavi a Medjugorje o c'era già stata altra occasione di andare in quel posto, Benedetto? Per me era la prima volta, io ero piuttosto una reticente. Ecco, aspetta Bruno, raccontaci come ci sei arrivato tu a Medjugorje in quel pellegrinaggio. Sì, allora io ci sono arrivato in maniera molto avventurosa attraverso mia cognata che ha organizzato questo viaggio quando non c'era più niente da fare, perché parliamo del pellegrinaggio che andava dal 7 al 10 dicembre e veramente casualmente attraverso, ripeto, le peripezie che tra l'altro sono raccontate bene nel libro di Brogio che racconta questa storia, e per caso io sono riuscito a salire su quell'aereo che portava in Bosnia, ripeto, non contro la mia volontà, ma nelle condizioni di salute in cui io mi trovavo, stavo accettando qualunque cosa, veramente, perché ormai senza volontà, ero pieno di dolori, ero in metastasi in tutto il corpo, e i dottori, pochi giorni prima di partire per quel viaggio, adesso non voglio fare il nome dell'oncologo che tra l'altro è stato premiato l'anno scorso a Oslo come oncologo europeo, e questo 7 anni fa, prima che, cioè, parliamo di una persona veramente preparatissima, aveva fatto questa analisi, aveva detto ai miei familiari che non sarei arrivata a Natale, quindi parliamo di poche settimane dopo. Quindi l'8 dicembre ti avevano pronosticato che non saresti arrivato a Natale, veramente eri arrivato, diciamo, alla fine, secondo i medici. Ero andato a capolinea, sì, io non riuscivo più a camminare, a deambulare, e uscivo di casa solo per andare a Genova San Martino. Invece riesco, diciamo, mi organizzano questo viaggio, io vado in Bosnia per la prima volta, mentre avevo iniziato, e ci tengo a dirlo, da pochi giorni il primo ciclo di chemioterapia. Quindi mi pare da una settimana, quando io sono andato a Medjugorje avevo cominciato da una settimana la chemioterapia. Io sono arrivato lì e mi sono scontato, mi sono trovato in questa realtà che poi ormai conoscono in tanti, tu più di tanti altri, più di tutti. Ogni tanto ci incontriamo lì, quindi ci abbracciamo. Guardando tutte queste persone sofferenti, oppure le persone che pregavano per i sofferenti, i familiari, e io devo dire la verità che spesso la gente mi chiede cosa ha avvertito, cosa è successo. Io non ho avvertito nulla, racconto sempre, dico sempre che quando mi sono trovato lì mi sono distratto, io mi ero portato dietro le cure che avevo da fare, che mi aveva dato l'oncologo da pochi giorni, le facevo lì, potevo fare in quei pochi giorni, ho potuto, diciamo, assentarmi dall'ospedale e mi sono distratto, mi sono trovato in questa atmosfera che è veramente di pace, ecco, sì. Di pace. Sì. E cosa devo dire? Ma addirittura, scusa, quella sera che sei salito sulla collina, sbaglio, c'era un diluvio, scendeva di tutto, mentre salivate tua moglie ha sentito un profumo di lavanda? Sì, allora, la sera che siamo saliti su una collina c'era un acquazzone incredibile, è una cosa pazzesca, sì. Tanto insieme a noi c'era appunto, essendo su Paolo Brogio, c'era anche la truppa di Rete 4 che ha filmato quel pellegrinaggio, che ha documentato quel pellegrinaggio, e salendo sulla collina per l'apparizione dell'emergente Ivan, che sarebbe stata alle 22.30 mi pare, sì, alle 22. Mia moglie ha sentito questo profumo di lavanda che non ha avvertito nessuno in quell'occasione particolare,
stata, diciamo, parlando con Paolo, è stata il particolare che ha voluto dare come titolo al libro che parla, sì, di questo. Sì, infatti, il suo primo libro. E quindi, come è andata? È andata che io sono salito su senza farmi male, senza cadere. Non è difficilissimo salire sul poldero, magari per gli anziani fanno fatica. Io avevo solo 45 anni, ma ero disintegrato fisicamente. E invece sono arrivato lassù, non ho avuto problemi particolari dal punto di vista fisico, e sono rimasto in piedi 2 ore a sentire le preghiere degli altri. Io, ripeto, non avevo tanto confidenza con la preghiera, quindi non pregavo, ma ascoltavo. E poi succede che a un certo punto intuisco che c'era l'apparizione, perché la gente si è ammutolita, e per 5 minuti c'è stato questo silenzio reale, bellissimo, per l'altra addirittura della smesso di piovere, ricordo, e poi l'apparizione avvicinante è finita, la Madonnina è andata via, noi dopo pochi minuti siamo scesi di nuovo verso valle, verso il Puna, e è stato un attimo albergo. 2 giorni dopo siamo tornati a casa, ripeto, io non mi sono accorto di nulla. Quindi appunto tu non ti eri accorto di nulla, nessun cambiamento in te in quei 2 giorni successivi all'apparizione, giusto? Ti sento male, scusa. Dico, quei 2 giorni successivi all'apparizione tu non ti eri accorto di nulla, non avevi sentito nulla? Non mi ero accorto di nulla, non mi sono accorto di nulla finché un paio di giorni dopo, quando arrivo a casa, io mi faccio una doccia e ripeto, il cancro si era esteso al sistema linfatico, quindi avevo sotto le ascelle, sul collo, avevo questi buboni, questi gonfioni grossi come noci, che poi dall'altro erano anche documentati sulla cartella clinica dal professore che mi aveva visitato pochi giorni prima. Facendo la doccia, io ero abituato purtroppo a stringere le ascelle, perché sentivo queste noci di carne sotto che erano parte della malattia, sotto le ascelle, e mi rendo conto di non trovarli più, ma io non ho pensato che fosse accaduto un miracolo o nulla, pensavo soltanto che fossero entrati, come posso dire adesso, che fossero rientrati ma che esistessero, cioè che fossero non più esterni ma dentro il corpo, a livello della scena. E invece succede che pochi giorni dopo, io vado il 21 mi pare dicembre, quindi sono tornato il 10, vado a Genova in ospedale, e quando sono arrivato lì i dottori mi hanno praticamente detto cosa sei venuto a fare, o l'hanno detto ai miei familiari, non ricordo, che abbiamo visto pochi giorni fa cosa vuol dire sia cambiato, ma vedendomi lì mi hanno portato in ambulatorio, hanno cominciato a visitarmi con la cartella clinica davanti, e hanno cominciato a cercare questi buboni, questi tumori che sono menzionati precisamente sulla cartella clinica, quindi ascella destra, ascella sinistra, avevano anche delle misure perché erano grossi. E a un certo punto ho visto la dottoressa tornare alla scrivania e girare la cartella per vedere, aveva quasi pensato di aver sbagliato cartella clinica. A quel punto è uscita, è andata a cercare il professore, ci ha fatto aspettare un attimo, e credo che gli abbia detto vieni un attimo di là perché sta succedendo una cosa incredibile. Immagino. Il professore, quando viene nello studio anche lui, ripete le operazioni che ha fatto la dottoressa, quindi con le mani, con le dita cercava queste noci, questi buboni nei testicoli sotto la scena, sul corpo che lui stesso aveva visto e documentato sulla cartella. Ecco. Non trovo più nulla, ecco. Quindi. Allora Bruno, ascolta. Caro, io ti vorrei fare una domanda in maniera che proprio tu, da tra virgolette diretto interessato di questa esperienza, cosa diresti a una persona che oggi sta soffrendo proprio molto nel corpo
E a una persona che magari sta pensando all'eutanasia piuttosto che al suicidio assistito, perché in questa società se ne sta parlando da tanto e sembra quasi che questa società la stia dando come soluzione a questo, chiamiamolo, problema. Ecco, tu che hai sperimentato nella tua vita questa esperienza, che cosa vuoi dire a un qualcuno che si trova in questo momento, oggi, in questa situazione? Ecco, in virtù di questo, guarda caro, io voglio fare una testimonianza proprio dell'altra sera qua con mia madre, ricoverata, è molto grave mia madre, anzi chiedo a tutti gli amici che ci ascoltano una preghiera proprio per la mia mamma e per tutte le persone che stanno soffrendo. L'altra sera mia madre ha visto un qualcosa, non so se è perché stava dormendo, comunque un qualcosa che lei è convinta di aver visto, un qualcosa che l'ha molto agitata. Ecco, in quel suo momento di anche paura che ha vissuto, io ho subito telefonato a un sacerdote, l'ho fatta parlare con un sacerdote, è stata benedetta, abbiamo pregato, ho proprio visto come la presenza di Dio nei momenti della sofferenza sia fondamentale. Non c'è null'altro che può aiutare come la presenza di Dio, ma perché Dio esiste, Dio quell'aiuto lo dà veramente. E quell'uomo che oggi c'è e domani muore, quell'uomo che tradisce continuamente, quell'uomo che promette mari e monti, non potrà fare nulla nel momento in cui noi stiamo consegnando l'anima a Dio. Quindi veramente dobbiamo veramente cercare di capire che è importante vivere in grazia, è importante prepararsi a una buona morte, ma non a una dolce morte, come ci vogliono dire dell'eutanasia, no, a una buona morte di questo incontro, perché come dice sempre la leggente Visca, noi qui siamo di passaggio, ma la vita vera è quella eterna. E quindi per giocare, tra virgolette, bene le nostre sorti, dobbiamo capire che dobbiamo vivere in grazia di Dio. E l'eutanasia è un omicidio, è un peccato, il peccato esiste, anche se il demonio ci ha fatto credere che lui non esiste, quindi il peccato non esiste, esiste. E quindi dobbiamo, come dire, la legge non ammette ignoranza, ecco. E Dio, noi tutti siamo nati non per un egoismo nostro di mangiare, bere, dormire come già facevano a Sodoma e Gomorra e peccare, no, noi siamo qui per conoscere Dio, per amare Dio e per continuare di là quella vita che già qua può essere, come ci ha detto la Madonna di Medjugorje, già qua è un paradiso, un inferno, un purgatorio, poi di là soltanto continua. Vuoi concludere dicendoci qualcosa tu, caro Marcello? Se appunto, se vuoi concludere dicendo qualcosa tu di questa preparazione. Affidarci a Gesù aiuta a
tollerare i dolori fisici, eccetera. Quindi assolutamente sono contrario all'arbitrio umano, diciamo, sulle vite delle persone. Le persone nascono per un dono di Gesù e devono morire come per volontà sua, e non come è successo al bambino poco tempo fa in Inghilterra, quella benissimo. Allora io sono arrivata alla fine del mio spazio di diretta. Adesso dopo di me ci sarà Dentro i Fatti con Danilo Leonardo. No, aspettate, è cambiato l'orario, ci sarà Economia e Vangelo con Guido Mastrobuono. Io ringrazio te per essere intervenuto in questo spazio. Ti saluto a nome di tutti, mi faccio portavoce dei saluti e a mia volta saluto tutti i presenti. Grazie caro. Grazie Angela, grazie. Arrivederci a Medjugorje. Ciao caro. Grazie. Ciao. Grazie. E saluto voi tutti e vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia quest'ora. Ci vedremo mercoledì prossimo con la prossima diretta. Grazie. Arrivederci.